Quindi tutto chiaro? Ha capito, si tratta di una questione artistica e non posso aspettare ulteriormente. No, ho capito benissimo. È per questo che le ho chiesto dove si trovano le fotografie che lei vorrebbe far assicurare. Un nostro perito dovrebbe visionare la cosa. Le ho già spiegato che non è assolutamente possibile vedere le mie fotografie. Se io mostro la mia arte, non la preservo dalla massa. E non si offenda, però in questo settore lei rappresenta la massa. Sì, ma lei come pretende di fare arte se non si confronta con la massa? Lo vede che lei non capisce nulla di arte. Il vero artista diventa celebre dopo la morte. Beh, allora facciamo una bella assicurazione sulla vita. Ma io non risparmio i soldi per il funerale. Sono un edonista. Sì, ed è anche una persona con la risposta sempre pronta, brillante. Sono tutte qualità che apprezzo in una donna, per carità, però... Ed noi non possiamo assicurare qualcosa che non è tangibile. Queste foto dobbiamo vederle per forza. Sicuro che vuol vedere soltanto le mie fotografie? Quest'uomo è un maiale, mi ha messo le mani addosso! No, Greta, guarda, credimi, non è come sembra. Lei può fare quello che vuole. Per ora tolgo il disturbo, a dopo. Ma che cazzo fai, impazzita? Chi è la tua ragazza? Cos'è, ti dà fastidio che sia passata al tu? No, figurati, guarda, comunque non è la mia ragazza. Dai, cerchiamo di capire cosa si può fare per questi patrimoni dell'arte che intendi assicurare, così. Grazie. Sai, io sono un artista e come tutti gli artisti sono una persona un po' problematica. Va benissimo, perlomeno mi devi indicare il luogo dove si trovano queste fotografie. Uff, ok, a casa mia. Ma sì, poi mi darei anche l'indirizzo se ti va. Senti, ma contro che cos'è che intendi assicurare queste fotografie? Contro gli incendi? Perché contro gli incendi? A parte che ti dico, stai molto attenta. A giocare con il fuoco, intendi? Il punto è questo qui. Se tu credi realmente in te stessa, tu devi investire su di te. Fai una cosa, vendi la casa e vai a vivere in un annetto in un albergo dove ci sono le spie antincendio. Okay. E spendi tutti i tuoi soldi per mandare le fotografie nelle mostre, nelle cerimonie. Da qualche parte arrivi. Tutte le mie foto. Quelle che pensi abbiano maggior valore, poi noi pensiamo tutto il resto, insomma. In che senso? Nel senso che adesso ti facciamo un bel contratto di tutela del business, in modo da cercare di limitare un attimino i rischi di investimento. Il tuo è un caso limite, ma io ho deciso che voglio credere in te. Ora state a decidere se credere in te o meno. Grazie. Beh, adesso se ti vuoi fare un giro sotto la galleria, il semaforo è verde.